E ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico video. Eh sì ragazzi, 5 anni. 5 anni che sto su YouTube. Oggi, che è il 17 settembre 2020, compio 5 anni dell'apertura del canale. Tanti auguri a me e auguri Sabit, auguri. Ma voglio raccontarvi la storia di preciso. Allora, sì, era il 2015, già dissi in testa a me, chissà come sarà a caricare i video, sarà molto più interessante. Poi, apro ufficialmente il canale il 31 agosto del 2015, tecnicamente, però non avevo l'account fatto bene e allora l'avevo abbozzato. Nell'estate del 2016 mi venne in mente un'idea. In realtà l'idea me l'aveva suggerito un ragazzo dove io andavo al mare perché anche lui voleva fare lo youtuber, perché secondo la sua logica vide che lo youtuber guadagna molto, guadagna molto. Poi una cosa che disse in testa a me, vabbè, all'epoca io conoscevo il nostro carissimo Eugo90, che grazie a lui è stato lui il fondatore che mi ha ispirato anche lui l'idea di fare i video, anche lui. Perché come voi ben sapete ho seguito il nostro Eugo90, come voi ben sapete la storia tra me e Eug. Perché, breve breve, non avevo passato una bella giornata e vidi gameplay di Mafia, The City of Lost Haven, di un certo Eugnomando. Vabbè, andiamo a vedere com'è. Ed era esattamente l'episodio, ve lo dico subito, o era Omertà, ma era più visita gente ricca che mi da là mi ha fatto morire dalle peggio risate quando era il vecchio Eug, quando era il vecchio Eug, adesso il nuovo Eug è cambiato, però io ancora lo dico tuttora che il vecchio Eug era quello che faceva ridere, ma mai dire mai perché uno potrebbe sempre ritornare a essere quello di prima. Attenzione. Poi, vabbè, poi Eug siamo diventati amici. All'epoca io ci feci anche gli auguri a Eug e poi andammo avanti. Nel settembre, il 17 settembre 2016, apro ufficialmente il mio canale YouTube con un video, ovvero, come era, ve lo dico subito, un video di Dragon Ball Xenoverse 2 e anche un video fatto alla cazzo di cane, che era solo un video musicale che diceva "Benvenuti sul mio canale". Semplice, invece quell'altro era un mini gameplay di Dragon Ball Xenoverse 2. E da lì nasce la mia idea. Volevo focalizzare il mio canale solo con Dragon Ball e con il teatro, però siccome i video del teatro pochi li avranno visti, ma poi io dico in testa a me, dico in testa a me, però fai molti più contenuti, porta anche i pack opening che sono seguiti molto, i tutorial, che sta cosa dei tutorial un po', secondo Eug90 l'ho copiato da lui, quando poi non è vero, non è vero, non diciamo le falsità, non diciamo le falsità, però in realtà è sempre lui che ti ha ispirato a fare i video. In realtà Eug mi ha ispirato più per le serie, infatti la mia primissima serie che ho fatto ragazzi è stato proprio God of War 3 Remastered, poi l'ho cancellata perché mi ha dato problemi sia di copyright che ho avuto anche lo strike da parte di YouTube. Non ho mai litigato con altri colleghi di YouTube, a parte che io ve lo posso dire pure pubblicamente. Sono iscritto al canale di Eug, sono iscritto a un altro canale di una che fa le cover e poi a un altro canale che in realtà, tra virgolette, è una gestione bifamiliare. E io solo questi tre canali seguo su YouTube. Gli altri big non mi interessano, sinceramente. Poi dissi in testa a me, ma vorrei un po' migliorare la qualità dei miei video, portare più contenuti, fare questo e fare quell'altro, ma richiede molto tempo. Come voi ben sapete, il nostro carissimo Eug90 mi dà una mano. Mi dà una mano con i video, va bene? Mi dà una mano con i video, alcuni video mi dà una mano, soprattutto col teatro e col cinema mi dà una mano immensa. Io perciò
Io volevo fare un video dove io e lui parlavamo o di una creepypasta oppure in generale, mondo videoludico e tutt'altro. Però Eug non l'ha voluto fare. E rispetto alla sua decisione, era perché, naturalmente, dopo tutto quello che lui fa per me, io lo volevo ringraziare pubblicamente. Voi sapete io e lui quanto siamo amici, ragazzi. Lo sapete. Poi mi sono messo a fare le live. Poi, ragazzi, se devo essere onesto, poi io mi espongo pubblicamente, noto che c'è un pubblico che guarda molto di più i video dell'Hero Colosseum e delle richieste di Dragon Ball. Cioè, hai un pubblico che si focalizza bene, vabbè, ma è normale, eh? È normale come c'è quello che segue solo le live oppure tutt'altro. Però non vi preoccupate, io sono uno YouTuber completo, ho il mio canale, penso a me e al mio pubblico che siete tutti quanti voi, ragazzi. E poi la cosa più bella di voi iscritti, che io ve lo ripeto per la seconda volta, però non dobbiamo aprire sempre parentesi, non avete rotto il cazzo a Eung. Io quello vi ringrazio, che non siete andati sotto al suo canale a rompergli i coglioni. Quanto vi voglio bene, ragazzi, quando era il periodo che eravamo lì litigati. Vi ringrazio infinitamente. Ah, i progetti futuri. Ragazzi. Ora come ora, data anche la pandemia Covid-19, io non vi ho fatto nemmeno vlog estivi, a parte che non sono neanche un tipo che va al mare, eh? Non vado perché è stressante, ragazzi, è stressante. Poi, se ve lo domandate, io su tutti i miei video, a parte i video di Sabit che hanno il copyright, quelli hanno il copyright perché sono andato alla SIAE e ho pagato tutti i miei diritti. Cioè, quelli sono i miei diritti dei video dove vedete il personaggio di Sabit, che è là, è nato tutto. Poi, che vi stavo dicendo? Me lo sono dimenticato. Comunque, per dirvi, ho in mente parecchie cose per l'avvenire del mio canale. Però, come voi ben sapete, YouTube lo faccio giusto così, come perdita di tempo. Non è che sono uno che dedica proprio la propria vita a fare i video, a stare quasi 6 ore vicino al computer. Io questo non lo faccio, però volevo migliorare un po' la qualità perché non volevo troppo chiamare Eug, avete capito? Perché Eug merita pure un po' di riposo. Poi, progetti futuri. Ragazzi, so che voi volete tanto due giochi, ovvero The Last of Us Parte 2 e Dragon Ball Z Kakarot. Lo so che li volete tutti e due, ma con calma, calma, calma. Dovete aspettare molto, ragazzi. Sia perché Kakarot sarà lunghissimo. Sarà la serie più lunga. The Last of Us parte 2 verrà dopo un'altra serie. E là ce lo godremo insieme. Quindi, ragazzi, io ve lo ripeto. Vi ringrazio anche per essere iscritti al mio canale. Perché stiamo crescendo pure anche sul canale. Vi ringrazio davvero per questi 5 anni fantastici. Fondamentalmente, anche se ho l'haters, ho tutt'altro, a me non me ne frega un cazzo, sinceramente. Bello, bello papale papale. Diretto, voglio sotto giù nei commenti auguri Sabit, auguri. Ditemi per quale motivo sotto giù nei commenti vi siete iscritti al mio canale per la seconda volta, lo rifacciamo. Ditemi sotto giù nei commenti e fatelo. Dirmi per quale motivo state seguendo il mio canale. Quello mi interesserebbe sapere di voi e vi saluto. E una domanda che un iscritto che mi ha fatto, un certo XX Moore, però si chiamava Valeria, però ha detto che sei maschio. Sei fidanzato? No, no, no. Purtroppo sono di gusti molto difficili, guarda, però la ragazza arriverà col tempo, dai, la signora Sabit. Quindi ve lo ripeto, hashtag auguri Sabit, fatemi una bella domanda, perché mi state seguendo e grazie per questi 5 anni che io sto diventando, ovviamente, il mio personaggio YouTube, perché poi nella vita normale io sono un attore, cioè questa cosa sia ben chiara, io sono un artista. Ho dedicato tutta la mia vita al teatro e al cinema. Vedete quando uno si dedica proprio anima e corpo per la propria passione? Mi capite cosa voglio dirvi? Ce l'ho fatta. Voi mi domandate, io dovrei guardare qua tecnicamente, però guardo qua. Però l'importante è che capite. Ragazzi, vi faccio una domanda.
quale motivo vi siete iscritti al mio canale. Qualcuno già ha risposto, però.